Salve a tutti amici youtubers e bentornati dal vostro Gladiatore Giallorosso 94. Come vi ho promesso nella scorsa parte, rieccoci con la seconda parte della Roma che vorrei, con tutti gli acquisti, le cessioni e le conferme che io farei per la prossima stagione. Parliamo quindi adesso del centrocampo, e il centrocampo è quello che secondo me ha meno bisogno di cambiamenti, perché infatti io confermerei praticamente tutti, quasi tutti. Gli unici che manderei via sono Keita e Uchan. Keita perché comunque anche lui sta andando verso la fine della carriera, e Uchan perché finora non ha mai giocato, non si è capito mai il perché del suo acquisto, e quindi secondo me, sia per il bene nostro che soprattutto per il bene del giocatore, la cosa migliore è di riportarlo al Fenerbahce e farlo giocare, perché un giocatore così giovane che comunque ha delle potenzialità è ingiusto tenerlo sempre in panchina e non fargli giocare mai. E quindi secondo me è giusto mandarlo via da Roma, perché così potrà far vedere tutto il suo potenziale e migliorare notevolmente. Invece di tutti gli altri centrocampisti io li terrei tutti, perché De Rossi alla fine può essere comunque una buona riserva e comunque adesso difficilmente riuscireste a mandarlo via guadagnandoci qualcosa. Se possibile ovviamente terrei Pjanic e Nainggolan, perché comunque sono due giocatori assolutamente necessari per avere un centrocampo forte, io li terrei assolutamente. Terrei ovviamente anche Strootman, perché piano piano sta tornando sui suoi alti livelli e sarebbe da folli mandarlo via adesso quando sta tornando proprio sui livelli più importanti della sua carriera. Quindi io terrei assolutamente questi giocatori. Terrei anche Van Kerr, perché comunque ha dimostrato di essere una validissima alternativa a centrocampo nelle partite che ha giocato in questa stagione, non ha assolutamente demeritato e secondo me può benissimo essere una riserva. Sposterei definitivamente a centrocampo Florenzi, perché comunque secondo me Florenzi è un centrocampista, non è un terzino e non è un'ala, ma è un centrocampista. Non è un regista, ci mancherebbe altro, però comunque un esterno di centrocampo in un 4-4-2, in un 3-4-1-2 oppure anche in un 4-3-3, secondo me è il suo ruolo migliore, secondo me, perché come terzino ha dimostrato di non essere bravo perché non sa difendere. Come ala ci può anche stare, però comunque due motivi non ce lo metterei, sia perché abbiamo già tanti giocatori su quel ruolo e sia perché con i cross deve ancora migliorare tanto. E quindi secondo me il suo ruolo migliore è tenerlo a centrocampo. Insieme a lui terrei anche Paredes, come volete voi, perché è un giocatore che con l'Empoli ha dimostrato una grande maturità e secondo me ha dimostrato di essere pronto per la maglia giallorossa. È andato ad Empoli per maturare e secondo me ci è pienamente riuscito. Quindi io lo terrei assolutamente con la maglia giallorossa, a scanso di offerte clamorose tipo 3 30-35 milioni, quanto sono, però comunque io lo terrei con la maglia giallorossa perché mi è sembrato pronto e secondo me è più pronto per fare il titolare lui di De Rossi, con tutto rispetto, perché De Rossi sta andando in fase calante. Paredes invece è proprio lanciato per un posto da titolare e quindi secondo me merita assolutamente di rimanere con la maglia giallorossa. Passiamo quindi al reparto degli attaccanti. Reparto degli attaccanti che io non modificherei molto rispetto a questa stagione, anche se comunque ha bisogno di tante modifiche. Vi spiego meglio perché detto così sembra un po' un discorso confusionario. Io manderei via, oltre a Iago Falque, che secondo me non è un giocatore da Roma e merita di andare via in una squadra più di bassa classifica, manderei via tutti gli esuberi, tutti i giocatori che quest'anno non hanno giocato con la Roma, ma che nonostante siano andati in prestito per migliorare, non sono migliorati per niente. Mi riferisco ovviamente a Dumbia, Iturbe, Ibarbo e Ljajić. E vi spiego ovviamente il perché non li voglio tenere nessuno di questi. Allora, Dumbia io non lo terrei prima di tutto perché lui non vuole rimanere, e secondo perché ormai con l'ambiente non c'è un buon rapporto e quindi difficilmente potrà rimanere e dare un contributo, quindi secondo me tornerà, ma già con la mente sarà già proiettato ad un'altra squadra. Così come Ibarbo, secondo me non è un giocatore da Roma, ha fatto bene in quel periodo della fine stagione scorsa, però comunque era una Roma allo sbando e quindi anche uno con un minimo di tecnica in più sarebbe sembrato un fenomeno, e quindi secondo me non è assolutamente da Roma, e l'ha dimostrato anche il fatto che col Watford, non certo il Manchester United, con tutto rispetto, non ha giocato praticamente mai, e quindi anche per lui troverei una nuova sistemazione. Manderei via anche Iturbe, perché secondo me Spalletti non ha la bacchetta magica. Se un giocatore non è bravo tecnicamente, non sa saltare l'uomo, ha solo la velocità, ma nient'altro, non può con un allenatore diventare Messi, diventare un fenomeno. Quindi, secondo me, lui il tempo per dimostrare le sue qualità con la Roma ce l'ha avuto, perché ha avuto la prima stagione e la prima parte di questa seconda. Non ha dimostrato praticamente niente, ha solo segnato al derby, ma uno non può andare avanti solo con il derby. E quindi, secondo me, dovremmo trovare una nuova sistemazione, anche se considerando la sua pessima stagione col Bournemouth sarà veramente molto difficile. Manderei via anche Ljajić, perché nonostante comunque ha dimostrato più cose qua con la maglia giallorossa, è un giocatore troppo discontinuo. Io non
non è un giocatore che mi piace perché la stagione scorsa aveva fatto benissimo all'andata, poi il ritorno è completamente sparito. Anche con l'Inter stava facendo bene i primi mesi, dopo è completamente sparito, non ha giocato mai ed è stato relegato in panchina tutte le partite. E io di giocatori così discontinui non ne posso veramente più e quindi lo manderei via. Non dico al primo offerente, però a chi ci offrirà 10-12 milioni circa, e sarò ben felice di mandarlo via con tutto rispetto per il giocatore. Invece, parlando ovviamente delle conferme dei giocatori che terrei, ovviamente parliamo di Salah, perché è impossibile rinunciare a un giocatore come lui. Ovviamente terrei Perotti, perché Perotti secondo me è stato uno degli acquisti più azzeccati che ha fatto la Roma negli ultimi anni. Terrei ovviamente El Shaarawy, e anzi riscatterei El Shaarawy perché ha dimostrato di voler veramente rimanere con la maglia giallorossa, quindi lo terrei assolutamente. Terrei ovviamente anche Totti, perché ovviamente verrà rinnovato il suo contratto per un anno e quindi io lo terrei. E anche se qualcuno mi vorrà male, io terrei anche Dzeko, ovviamente se lui vorrà. Io terrei Dzeko perché comunque è un giocatore che secondo me ha ancora una parte da recitare con la Roma, nel bene e nel male, parlo di una citazione del Signore degli Anelli. Però comunque secondo me lui deve ancora far vedere le sue potenzialità con la Roma. In questa stagione non l'ha fatta vedere per niente o quasi per niente e io non voglio pensare che il giocatore che è stato acclamato da tantissimi tifosi e tutto quanto sia veramente quello che abbiamo visto in questa stagione, e quindi io lo terrei almeno un altro anno, perlomeno altri 6 mesi, per vedere un po' se si sveglierà la prossima stagione. Quindi io gli darei un'altra possibilità e non lo manderei via in questa sessione di calciomercato. In ultimo invece voglio parlarvi di Gerson. Gerson che comunque è un'ala e quindi l'ho voluto considerare come attaccante. Gerson ovviamente ci abbiamo speso un sacco di soldi, abbiamo speso 15-16 milioni, quanti all'incirca, quindi sarebbe da pazzi mandarlo via ancora questa stagione. Già a gennaio l'avremmo dovuto avere e niente, l'abbiamo lasciato in Brasile altri 6 mesi. Adesso che ritornerà da noi, spero che comunque ci rimanga, perché comunque è a detta di molti uno dei migliori talenti brasiliani degli ultimi anni e quindi lo terrei per vedere le sue potenzialità, per vedere se comunque merita la maglia giallorossa. Poi ovviamente non si sa cosa sceglierà Spalletti, Sabatini e tutto quanto, però io comunque gli darei una possibilità con i nostri colori. Quindi, ricapitolando tutto quanto, vi ripeto in modo veloce quale sarebbe secondo me la rosa migliore per affrontare la prossima stagione. Reparto portieri, Szczęsny, Alisson e De Santis. Difensori, terzini destri, Bersalico e Van der Wiel. Centrali, Manolas, Rudiger, Caceres ed Eto'o. Terzini sinistri, Ansaldi e Digne. Centrocampo formato da De Rossi, Pjanic, Nainggolan, Strootman, Van Kerr, Paredes e Florenzi. Il reparto attaccante secondo me deve essere formato da Salah, Perotti, El Shaarawy, Totti, Dzeko e Gerson. Questa è la mia rosa perfetta per affrontare la prossima stagione senza fare spese folli e senza rinunciare a nessuno dei giocatori forti che abbiamo in questo momento. Quindi fatemi sapere nei commenti qual è secondo voi la rosa migliore che potrebbe avere la Roma per la prossima stagione, sia riguardo i portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti. Fatemi sapere anche cosa ne pensate di questi miei due video che ho voluto fare. Lasciate un mi piace se ovviamente vi sono piaciuti e iscrivetevi al canale per non perdere i miei prossimi video. Quindi questo è tutto per questo video, un saluto dal vostro Gaetano Giorgio 84 e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!